non dire che c'è fango, provi a che devo fare? Ecco, ho stivali in macchina. Ecco, vedi, il rivoletto sta uscendo da questo, vedi? Come esce da questi gradini e viene giù. Asciutto? Sì, da sopra, più vado sopra più è asciutto. E perché questa cosa? E questo motivo vedere in che corrisponde. Il lume mi lascerà tutto il fango che ho tracimato. Senti i piedi, illuminami qua mentre scendo piano piano. Adesso prendo un capidomolo. Mi sa che è andata vista a tenda perché non. No, sì. Per, soprattutto per chi non c'è. Allora, quella dovrebbe essere la finestrella che sbuca nel chiostrino nell'androne. Sì. Poi qui le nostre scale terminano in questo piccolo loculo che c'è un pipistrelletto che riposa. E niente, non ha più di uscite, madonna quanto è carino! È piccolo! Sta a dormire. Allora, poi scendendo purtroppo. A un certo punto le scale diventano una vera e propria. Questo qua, attenzione che puoi scivolare. Questa è l'unica cosa che si può fare, ma per il momento manco conviene. Ci si possono fare dei gradini a cemento per mantenere pulito. Però questo è scavato. Questa, è scavato tutta questa, questo fiume, diciamo. Perché sì, è anche sempre quel tasso che dicevi prima. E diciamo l'origine è questa. Ci corre l'acqua da questo punto e un po' da sotto, là vedi a metà salita c'è l'acqua pure che corre, che però questo fatto che corre in continuo così anche che non ci sono state le piogge, diciamo che non è proprio normale, perché questo tombino di raccolta non è più, cioè perché è stato fatto? Perché a suo tempo, non so, penso suo nonno, qualcuno da qua che era un tecnico, sì. Era un tecnico. Ci ha fatto quella raccolta perché qua già ci veniva l'acqua da forse da 100-200 anni che si raccoglie sempre quest'acqua. E loro hanno creato quella specie di pozzo che l'acqua confluisce là dentro e se ne va. Quello l'hanno confluito perché già qua da 100 anni a sta parte che ci corre l'acqua. Qua certo, c'è sempre stato. Sì. E hanno creato un chiusino di raccolta. Però che non basta a raccogliere pure quella. Individuato. Ok. Siccome... Sì, ma tu dove c'hai la macchina? Qua, là, al comune. Devi venire a portare giù dal... Assolutamente perché sì. Perché sennò quei ragazzi se ne vanno. Però questo tombino potrebbe essere sì. Controllato cortesemente. Che dici? Che questo per aprire... Perché è tutto bagnato là. Si è impregnata tutta la tromba delle scale e qua si è pure aperto. Questa... soffitto di quella scala, se noi portiamo quella quota che io ho battuto in piano da qua portandolo fuori sull'altro giardino, sulla parte destra, l'acqua esce in corrispondenza. Qua ci sta però, ma questa non è acqua, però questa è umidità, è diverso, ok, è diverso. Di sopra a fianco c'è sempre lui, se non c'è davvero.
poi ancora bagnata. Però dove ci sono queste